Niente è accaduto, riuscite meno poco. Siamo in onda. In onda? Come in onda? No, vabbè, ma potevate dirmelo. Ho capito. Allora, mandato una sigla, qualcosa. Forza. Benvenuti. Come saprete, le tende AFSI non possono avere luogo a causa dell'emergenza che stiamo vivendo. Porca miseria. Cercheremo però di farvi compagnia con questi collegamenti online che abbiamo deciso di fare nonostante le difficoltà e la scarsa collaborazione del momento presente. State a casa. Questa frase ce l'hanno ripetuta, ce l'hanno detto, state a casa, che è la cosa migliore che potete fare. Noi aggiungiamo, state a casa, che veniamo noi da voi. Naturalmente seguendo scrupolosamente i suggerimenti e le prescrizioni che sono state segnalate. Qui, come vedete, l'ambiente è completamente sanificato, tutto è sotto controllo. E il casco è una precauzione in più che ho preso io, e deriva dal fatto che al piano di sopra stanno facendo dei lavori e quindi ogni tanto capita che l'intonaco si stacchi e caschi. Ecco, perfetto. Adesso andiamo a vedere, sentiamo il contributo video che ci arriva dal Congo. Sentiamo cosa hanno da dirci i nostri amici in Congo. Buongiorno a tutti, sono Nicolò Carcano, capo missione di AFSI in Repubblica Democratica del Congo. Vi sto parlando dalla città di Goma. Questo paese vive in emergenza complessa ormai da decenni a causa dell'instabilità politica e dei diversi conflitti che ne sono scaturiti. In questo contesto AFSI interviene sin dal 2002 attraverso l'implementazione di progetti a sostegno della popolazione. In particolare il progetto di sostegno a distanza ha permesso e permette a centinaia, migliaia di bambini di avere accesso a un'educazione di qualità e alle loro famiglie di poter contare su una serie di attività generatrici di reddito che ne portano a un'autonomia economica che costituisce la base su cui poter costruire una vita. Questo negli anni è stato possibile grazie alla vostra generosità, ma soprattutto al vostro coinvolgimento e alla consapevolezza di poter veramente lavorare insieme e di perseguire ancora una volta insieme un obiettivo comune. Vi dico questo perché è notizia di oggi il terzo caso confermato di coronavirus in Congo, in un paese che ha vissuto una delle peggiori epidemie di Ebola degli ultimi anni. Ma un'altra notizia che ci tengo particolarmente a condividere è che il 6 di marzo è stato dimesso dall'ospedale l'ultimo paziente di Ebola. Un'epidemia con un tasso di mortalità che è più o meno intorno all'80%, un'epidemia che sembrava invincibile, in particolare a causa delle condizioni del sistema sanitario del paese. E invece questa epidemia, con uno sforzo congiunto, è stata vinta. E se ce l'abbiamo fatta qua, io non ho nessun dubbio che in tutti i paesi del mondo, e in particolare l'Italia, ce la faremo a sconfiggere il coronavirus. Ma lo dovremo fare, come sempre, tutti insieme. E
vi saluto come ci si saluta in Congo con un courage, un ensemble, che è proprio coraggio, siamo davvero insieme. Courage Italy! Courage Italy! Courage Italy! Scusate, no, cioè, no, i nostri amici congolesi sono così pieni di vita che mi sono lasciato prendere. Bene, adesso andiamo avanti. Abbiamo un altro contributo, ci arriva questa volta dal Libano. Libano. Ma non è possibile. Allora, basta, non si fanno i lavori. State a casa, ma non fate i lavori. Vediamo cosa ci dicono i nostri amici in Libano. Saluto dal Libano e dal balcone di casa mia, perché il mondo è uno e quindi anche in Libano siamo in questo momento un po' confinati col coronavirus. Speriamo passi in fretta, un augurio che ci facciamo tutti quanti, che io faccio dal Libano, voi in Italia, perché è un momento molto difficile quello che state attraversando. Bene, noi però continuiamo a lavorare in maniera nuova, diversa, nel senso che questa situazione ci obbliga a inventare anche dei nuovi modi di lavorare, ma il bisogno è sempre là. Le persone che noi abbiamo davanti tutti i giorni continuano ad avere bisogno, anzi, vi dico una roba, il bisogno è aumentato, ma non perché c'è il corona, o anche perché c'è il corona. Voi sapete che noi in questi anni abbiamo lavorato per rispondere ai bisogni di 1,5 milioni di rifugiati siriani. Oggi che io vi trasmetto inizia il 10° anno di questa guerra che non è ancora finita. Ecco, 1,5 milioni erano qui in Libano. In questi anni abbiamo lavorato tantissimo per loro. Purtroppo in questi mesi il Libano ha vissuto e sta vivendo una crisi economica enorme che ha aumentato il numero di persone che hanno bisogno. Oltre al 1,5 milioni di siriani, purtroppo oggi ci sono ancora e ci sono tanti libanesi che si sono trovati in una situazione di povertà e si troveranno in una situazione di povertà nei prossimi mesi. Ecco, noi siamo di fronte a questo, quindi un impegno che invece di rallentare a causa del corona deve aumentare, ve lo dicevo, magari inventandoci anche nuove forme di lavorare. Dopodiché siamo tutti concentrati, qui in Libano siamo un centinaio di persone che lavorano per APSI, abbiamo progetti ambiziosi come il Fadai Amar Jayoun, questo edificio bello che stiamo costruendo, dove dentro centinaia di bambini, di mamme e di papà troveranno risposte ai loro bisogni, come i corsi di recupero, come le formazioni professionali, come dei momenti di svago che in fondo a questo paese, al confine con Israele, non è così automatico da avere. E tante altre. Continueremo a farlo, lo facciamo, abbiamo bisogno di voi, avevamo bisogno l'anno scorso, abbiamo bisogno di quest'anno, avremo bisogno il prossimo anno. Adesso siamo di fronte a una sfida difficile, l'affrontiamo tutti assieme ci impegniamo e vedremo che i risultati saranno positivi. Quindi con questa nota positiva vi saluto da un balcone di Beirut. Ciao, a presto. Per oggi è tutto, abbiamo finito i nostri collegamenti. Il Libano, allora, per favore il gatto se lo potete portare via. Allora, abbiamo finito i nostri collegamenti, speriamo di avervi tenuto compagnia. Ho appena detto che è tutto sanificato, mi buttate dentro una bestia. Ci vediamo domani, solita ora, 16:30, ci sono altri amici che vogliono parlarci e dirci delle cose. Bene, grazie, speriamo che abbiano finito anche il lavoro. What is happening in Italy? The coronavirus. We are together with you in this moment. We pray to God to heal those who are sick. We pray to God to wipe away the coronavirus in Italy and in the whole world. Don't worry, we are together. Wow.